sarà chiaro il suo intento di non fare città, nulla. Altra offerta di lavoro rifiutata. Scroccare agli altri italiani i posti di lavoro. Altra offerta di lavoro di Librandi rifiutata da questo signore Pasquale Lino Romano. Altra offerta di lavoro. Chiamatemelo per favore. Chiamatemelo. Altra offerta di lavoro. E siamo a tre, siamo a quattro, in televisione, in diretta, alla radio, ovunque. Questo è il punto. Ovunque. Pronto? Oh, eccoci qui, eccoci qui. Allora, Pasquale, sapeva che mi chiamavo. Lo sentiva. A me piace quando parli napoletano. Quando parli napoletano mi fa impazzire. Ti giuro, quando parli. La verità, ma a me non mi piace la carne di cavallo, Cruciani. Non ti piace? Io lo do. La carne di cavallo a me non piace, io la do. Perché tu mi dici che io ti faccio impazzire. Mi dai male a pensare. No, ma non ti preoccupare, non nessuno vuole, ne sa, perché a te non piacciono gli omosessuali, non ti danno fastidio gli omosessuali. No, io li amo, perché non c'è nessuna persona come un omosessuale che sa amare, sia come uomo e sia come donna. Sì, però tu non, io sono etero. A te non piace, però, l'uccello non ti piace, diciamo la verità. No, non mi piace. A te ti piace? No, però che male c'è? Cioè, non c'è nessun male, no? Cioè, non nessun... Ma a te, se ti piace, è questione di gusti. Però io amo gli uomini sessuali e le donne sessuali, perché sanno amare più di un etero. Ma chi l'ha detto che sanno amare più di una? Questa è un'altra stronzata. Perché amano al maschile e al femminile, quindi sanno amare due volte. Ma chi l'ha detta sta secondo cazzata? Me. Amano come è gli altri, pensiero, ma è il tuo pensiero, appunto. Comunque, la cosa incredibile è questa. Tu, per l'ennesima volta ieri, a parte che sei sempre in televisione, Zona Bianca, stamattina Morning News, ma sei ti pagano qualcosina? Fatti pagare prima o poi. Cruciani, magari, ma il mio obiettivo lo conosce bene tutta l'Italia. E entrare a lavorare nel mio settore. Sì. Punto. Anna, ieri hai ricevuto l'ennesima offerta dal signor Librandi, l'ennesima offerta. E ride. Librandi che dichiara che non esistono i vitalizi. Ma chi ma è Librandi? Librandi è un imprenditore. Librandi è un imprenditore, è uno che è un renziano, un renziano che è eletto alla Camera. Ti rendi conto o no? Sì. Tu mi stai parlando di Librandi, sì. Che è l'ultimo proprio degli ultimi. L'ultimo degli Librandi. Ultimi, ma ti dovresti vergognare. Ti ha offerto un lavoro, però, scusami. Ma stai scherzando, è un imprenditore con i controcoglioni. Tu allora, sei nulla. Librandi, tu sei nulla. Azienda, ascoltami, Librandi, le sue aziende forse li sa mantenere. È l'azienda Italia che non sa mantenere. Perché se tu porti un politico come Renzi, che c'ha i genitori agli arresti domiciliari. Ma non dire cazzate, che passi guai. Adesso tranquilli con Renzi. Renzi vuole cancellare i redditi di cittadinanza e fa benissimo. Ma dove va Renzi con quel 5%? È una zavorra per lo Stato italiano e per il popolo italiano. 5% non vale un cazzo. Ma voi stai parlando di Renzi. C'è uno nato a Pontassieve che alle 7 di sera dai un bacio alle papere, alle galline e vatti a cucà. Ma che c'è? Ma che vuol dire? Alle 7 di sera non comincia nemmeno a Striscia la Notizia. Dai un bacio alle papere, alle galline e vatti a cucà. Questo vive in televisione, che vuol dire? Hai capito com'è? Ma che vuol dire? Spiegami, Pasquale. Mi fa piacere che ti faccio ridere. Ma che vuol dire sta cosa? Voi mi dovete spiegare. Genitori di Renzi condannati in primo grado. Non c'è nessuna condanna. Ma anche se sono stati condannati, sono il primo che c'entrano i genitori. Poi allora, fammi finire di parlare. A me non me ne fotto un cazzo dei genitori di Renzi, che sicuramente non hanno fatto nulla. Questo è il punto. All'appello scomparono i fascicoli del processo dei genitori di Renzi. Ma che ne sai tu? Renzi sta ancora in politica. Ma Renzi non era quello che diceva. Se io perdo il referendum lascio la politica. Ma questo è un altro discorso. Infatti se... sì, ma ride. Non siete credibili. E ride. Non sono credibili. Semplicemente perché ti vuole togliere il giocattolino con cui. Ma lui non ci toglie il giocattolino i del reddito di cittadinanza. Il ma giocattolino. Non si sa togliere nemmeno i calzini da piede. Lo dico io. È inutile che fai il radical chic
con l'orologio di 30.000 euro e se ne va in televisione e dichiara che ha 15.000 euro sul conte. Ma tu mi puoi colerare quando vuoi tu, io tu combatto. Ma no, non io, lui te la fa, lui te la fa. Cioè, scusa, hai capito che Renzi va esiliato dall'Italia? Ma hai esiliato. Allora, il sindacalista percettore del reddito di cittadinanza, il sindacalista dei percettori, come dico io. Mi ha dato questa nomina. Sì, sì, questa nomina, eccetera. Dice che Renzi. Dice che no, io no, non, anche senza di te la faccio carriera. Lo so, ma con me diciamo che stai cavalcando l'onda. Ma che e sto guadagnando l'onda? I soldini. Ma che cazzo dici? Io ti sto chiamando perché tu chiedi a me di farti mostrare le curve di ascolto quando ci sei tu e fatti pagare. Comunque il discorso è un altro. Renzi. Anzi, questo signore qua, che è il percettore di cittadinanza, sta attaccando Renzi dicendo che va esiliato dall'Italia. Se esiliato. Tu fai un referendum per abolire il reddito di cittadinanza. Ma cioè, mi devi far capire. Allora qual è il problema? Perché non fai un referendum per abolire i vitalizi? Ma cosa c'entra? Quelli sono già stati in parte aboliti, quelli che restano per me vanno cancellati tutti. Vanno cancellati tutti. Bravo. Sì, allora vedi che ti trovi con me. No, non sono con te. Però se tu mi parli di Librandi. Che c'è Librandi? Non ho capito che c'ha Librandi. È un imprenditore. Ti che l'hai visto cosa che sei? L'hai visto, ma ti sei visto tu? Ti ha offerto un lavoro. Vai a lavorare a Saronno nella sua azienda. C'è una grande azienda di illuminazione. A Saronno. Perché che c'è? Perché c'è? Dove sta? Io non so nemmeno dove sta, ma ci sta sulla cartina Saronno. Saronno, certo, una cittadina a nord di Milano. Sprezza così chi ha messo in piedi le aziende. A nord di Milano. Sì, allora qual è il problema? Scusa, non ho capito. Scusa, che male ti ha fatto Saronno? Provincia di Varese. Per l'amor di Dio. Però ti dico una cosa. Napoli non è un sogno. Napoli è il sogno. E io ci vivo dentro. Vai a lavorare perché a Saronno. Io di Saronno conosco solo l'amaretto di Saronno. Vai a lavorare a Saronno. Da Librandi. Vai a lavorare a Librandi. Da Librandi a Saronno. Ti faccio fare un'altra risata. Ti parlo di altri due partiti. Il PD, a mio vedere PDM, portatore di miseria, 40 anni a Napoli, una città condannata a fine di domani. Sì, con il PD. Poi parliamo della Lega. Ma perché lei non va a lavorare? Senti questa. Dimmi. La Lega perché è nata per dividere l'Italia. Oggi 2022 ci sta l'Europa Unita e ci sono ancora i leghisti. Posso dirti una cosa? Questa è la figura classica del percettore di cittadinanza, cioè un fancazzista fondamentalmente, che non fa nulla dalla mattina alla sera. Siamo due fancazzisti. Dai. No, due che io lavoro come un pazzo. Che cazzo dici? A Radio Zanzara siamo due. Ma quale fancazzista? Noi lavoriamo. Ma che gloria! Tu stai là spaparanzato a Napoli al mare. Altro che ogni giorno. Oggi cosa hai mangiato? Ho mangiato, credimi. Pasta e fagioli. Poi? Con un po' di cipolluccia bianca. Sai, tagliata, buona. Basta, solo quello. Poi il pescetto, quando te lo fai il pescetto? E il pescetto quando vado a pesca, se prendo una bella orata, una bella spigola, perché so pescare, me la faccio. No, ma tu te lo fai anche al ristorante, là i cosi, ti fai anche la pasta col pesce. Ti dico la verità, non me lo posso permettere. Quello ma che mi posso cagare, mangiare vai. In una trattoria sono magari un primo da 4-5 euro, ogni tanto sì. Uno comunque la cosa incredibile è questa, che Librandi ti ha offerto per l'ennesima volta perché lei ha rifiutato il lavoro. La cosa è che tu mi chiami e mi parli di Librandi. Certo, Librandi è un deputato renziano che ti ha offerto un lavoro. Ma chi è? Un imprenditore. Tu non fai un cazzo dalla mattina alla sera. È un imprenditore serio. Io vado a lavorare con Librandi, garantisci tu. Vai a lavorare, te l'ho offerto, chiamatemi Librandi. Chiamatemi Librandi. Garantisci tu. Ma come garantisco io? Ti deve dare il lavoro a Napoli. A Saronno devi andare. Tu paese di Palocca. Ma perché? Che male c'è a Saronno? Certo, ma per l'amor di Dio, ma io sono napoletano. Che c'entra? Tengo sangue alava. Nel sangue. Che vergogna che sei, che vergogna. Ma,
Gianfranco? Ciao. Allora, devi sapere che questo signore che hai incontrato ieri sera in trasmissione, tal Pasquale Lino Romano, è una vergogna assoluta. Ha rifiutato il lavoro che tu gli hai offerto, dicendo pure che a Saronno non ci andrebbe mai, che vuole rimanere a Napoli. È un'offerta da parte di un imprenditore, e lui si è messo a ridere. Che me parli di Librani? Adesso diglielo in faccia che non è un e ride, diglielo in faccia che non è un imprenditore, diglielo in faccia a Librandi, io lo conosco personalmente, è uno che c'ha i coglioni quadrati, altro te che non fai un cazzo dalla mattina alla sera. Esatto, e ride. Ma uno che dice che non esistono i vitalizi, uno che dice che non sa nemmeno che al stesso contratto consecutivo a tempo determinato si viene assunto. Questo è un politico, ma lo sa meglio allora, dimmi... di te, lo sa allora, meglio no, di te, vergognati. Ha detto che non è così. Stamattina ha detto che non è così. Allora io faccio una domanda a Librandi. Librandi, qual è il quarto articolo della Costituzione italiana? Ma non rompere i coglioni con ste stronzate. Ma chi non sa neanche i 10 comandamenti? Devi lavorare. Olio di gomito, invece bravo. Tu non c'hai voglia. Olio di gomito, bravo, olio di gomito. Non c'ha voglia, ha ragione, non c'ha voglia. Vuole rimanere a Napoli e hai tra... Librandi, non conosci nemmeno i 10 comandamenti della Chiesa. Sì, non sicuro. Sai qual è il primo articolo della Costituzione italiana, Librandi? Ma dai, ma che sei? Ma dove sei? A scuola? Interrogatorio, ma che tu? L'interrogatorio, Pasquale? E fallo rispondere, lui è un politico, è un onorevole. E beh, allora che c'entra? Che onorevole? Allora mi dici qual è il primo articolo della Costituzione? Ma che non lo sa qual è il primo articolo? Dimmi, qual è... Bisogna lavorare, bravo. Lavorare, secondo, terzo, lavorare, quarto, lavorare. Quinto lavorare, decimo lavorare. Confermi che gli offri un posto di lavoro a Saronno? Certo, a questo signore? Assolutamente. A quanto è il minimo che si prende nella tua azienda? Quant'è? Ma 1.400, 1.500. Dipende da cosa fa. È chiaro che bisogna lavorare, quello non c'ha voglia di lavorare. Esatto. Ha voglia di prendere in giro gli altri. Sì, Pasquale? Lei è un politico che non sa niente. Ma cosa? Esatto. Lei non sa nemmeno che cos'è la luce nel frigorifero. Ma le luci, le luci conosce bene, dato che quelle fa tra le altre cose che ride. Allora si mette a fare le luci di Natale, invece lei non... Ma qua lavorare, ma tu Renzi, allora Librandi, lei con Renzi il 5%, ma dove vi presentate? Ma tu non prendi una zavorra, ma tu rendi conto? Siete una zavorra per lo Stato. Ma ti rendi conto che cosa dice questo Pasquale Lino Romano? È incredibile, è anche incredibile. Cioè, è incredibile, ti ha offerto un posto di lavoro, un privato, accettalo. Saronno. Ma io conosco solo la Maretti. Ma perché Saronno? Ma che problema c'è andare a lavorare a Saronno? Ma no, ma lui non vuole andare da nessuna parte, cioè, ha detto che vuole il posto fisso. Tu parli di Renzi, Librandi che dichiara non esistono i vitalizi, non sa che ha detto contratto a tempo determinato. Vai a lavorare, vai a lavorare, vai a lavorare, vai a lavorare a Saronno, vai a lavorare a Saronno, vai a lavorare a Saronno. Librandi, mi dica stamattina lei i calzini che aveva a piedi che colore erano? Ma che c'è? Mi dica stamattina lei calzini che aveva a piedi in trasmissione a mattino 5 che colore erano? Ma che c'entra? Neri. Questo vedi il fancazzista che prende la cittadinanza, è pure arrogante il fancazzista che prende la cittadinanza. No, non sono arrogante, gente, no. sono scherzoso. L'arroganza per me vai è a una forma di violenza. Devi andare a lavorare. L'arroganza che c'ha Librandi è una forma di violenza. E questa sua arroganza e presunzione previene da una maleducazione. Pure. Vabbè. Questo ride perché lo paghiamo noi, per quello ride. Se la ride alle nostre spalle questo qua. Allora ascolta, adesso diciamo una cosa seria. Io sono un cittadino del popolo sovrano. I popolo italiano, non sovrano, non so, popolo sovrano. Ma quale sovrano, allora, di chi? Il popolo è sovrano. Capisci? Ma che cazzo vuol dire il popolo è sovrano? Non vuol dire allora, un cazzo. Allora, i politici, qua si è capito un cazzo per un altro. Qua chi comanda è il popolo, noi i politici. Che... Allora, io da popolo i politici chiedo... ti hanno dato il reddito di cittadinanza. Ma quali politici? Allora, chi te l'ha dato? Te lo spiego subito. I grillini e Salvini. Allora, chi voterà alle prossime elezioni? Lino Romano. Lino Romano. Ma chi voterai? Lui si candida. Per chi vuoi candidarti? Scusa. Ma se Librandi fa politico, io mi devo candidare come presidente della Repubblica. Librandi, però questo ti fa insultare così da questo signore? Ma io non sto insultando, io non sto dicendo nessuna parolaccia. Vabbè. È una persona che è ladrone e che
bisognerebbe rieducarlo olio al lavoro, di ricino, rieducarlo al olio lavoro. Di gomito. Olio di ricino, olio di ricino magari no, insomma, comunque rieducarlo al lavoro. Fermi lì tutti, fermi. Che caldo. Allora ragazzi, io andrei da Riccardo dalla provincia di Bologna dopo questo scontro. Devo dire che Pasquale Lino Romano è un grande cabarettista, un grande uomo di spettacolo, questo sicuro. Poi è anche un percettore del reddito di cittadinanza. Involontariamente. Un fan cazzista assoluto, però ha il senso dello spettacolo, la risata è pazzesca, la risata è incredibile. Dal punto di vista teatrale, proprio certo, il suo mestiere non dovrebbe essere quello, cioè quello di stare in televisione. Sta costantemente in televisione, costa invece di andare a cercare lavoro. Quello potrebbe diventare un lavoro a quel punto. Assolutamente. Cioè. Beh, no, perché lo chiamano da percettore del reddito di cittadinanza, capito? Perché se non c'è più reddito, non lo chiamano più. Ma potrebbe diventare un grande opinionista, parlarci della finanziaria, parlarci Di questo bicameralismo imperfetto. Hai visto come attaccava sulla politica? Hai visto come attaccava i renziani, i genitori di Renzi, eccetera. Riccardo, provincia di Bologna, dai. Una cosa pazzesca, dai. Dimmi, Riccardo. Ciao Giuseppe, ciao Davide. Dai, dimmi.